Buonasera a tutti ragazzuoli e bentornati in Locanda Lost in Dice. Oggi affronteremo il video tutorial di Fangor. Non lo so se l'ho detto bene, raga, ma come cazzo fai a scrivere GWRTH tutti insieme? Vabbè, va! Comunque, Fangor te lo chiamerò così per tutto il video. Noi ringraziamo la brigata Asgard e tutti i suoi componenti, ragazzi, per averci registrato questo video tutorial ad inizio, appunto, Abisso 7, perché il boss si troverà per la prima volta in Abisso 7 con 11.310 di indice di combattimento richiesto per affrontarlo nel miglior modo possibile. Ecco, questo è tutto. Bene, noi vi chiediamo il solito follow, like e campanellina accesa per restare sempre aggiornati su tutta la programmazione Lost in Dice qui su YouTube. Per il resto, appunto, mettetevi comodi comodi e gustatevi quello che ci hanno regalato questi ragazzi. Ed eccoci qui, ragazzuoli, con gli occhi del nostro Sam, il grande crociato della brigata Asgard, che ci guida in questo tutorial a Fangor. Eccoci qua, i classici mob iniziali, ragazzuoli, da affrontare prima dell'arrivo del boss stesso. L'arena si chiama Requie di Itar e siamo in un'ambientazione di ghiaccio e parte la cutscene di Fangor del suo arrivo. Strano che le cutscene partono sempre con i boss di ghiaccio, non lo sappiamo, perché devono proprio romperci le balls. Comunque, criticità più grande del buon Fangor, il divora calore, è appunto, come dice il nome stesso, questa barretta azzurra che mette sopra ogni player, che sono niente meno che i stack di ghiaccio. Quando questa barretta azzurra si andrà a riempire, praticamente andrà a scendere molto velocemente la vita dei nostri personaggi. Per risolvere questa problematica ci sono due falò nell'arena, uno a destra e uno a sinistra. Questo è uno e il buon boss metterà un cubo di ghiaccio proprio sul falò che lo spengerà. Bisogna rompere prima il ghiaccio e poi riattivare il falò semplicemente interagendoci. Come avete visto, c'era una manina, interagendo sul falò appunto si riaccende la fiamma che cancella gli stack di ghiaccio accumulati fino ad ora. Poi Fangor farà diverse mosse ben segnalate sul terreno, punte di ghiaccio come avete visto, un cerchio intorno a lui in cui tirerà fuori una serie di geyser di congelati che faranno danno e aumenteranno sempre gli stack di ghiaccio appunto. Qua c'è uno scudo intorno e combattendo lì vicino gli stack comunque di ghiaccio aumentano sempre. Si bilancia tutto e si basa tutto su questa dinamica qua. Qui turbini sparsi, random, che andranno praticamente a formare una griglia sul terreno. Quindi si possono evitare considerando dei quadrettoni safe. Attacco a cono davanti a lui, come un po' un classico di tutti i boss dell'infinitario. Lo ripete 3 volte in rotazione antioraria per più o meno 45 gradi. Eccolo qua, ragazzuoli. Cubo di ghiaccio sul falò. Sam lo va a distruggere e qui l'interazione appunto sul falò stesso, che ovviamente, ragazzi, non deve essere interrotta perché altrimenti non si accende il falò. Qui purtroppo ci sarà qualche problematica perché qualche mob rompi balls se la prenderà con i ragazzi che stavano riattivando il falò. Sam, come vedete, ragazzuoli, comincia a perdere vita da congelamento, la barra è completamente piena, poi si riavvicina al falò e qualcuno lo sta riattivando, riaparte la fiamma, si riazzerano gli stacchi di ghiaccio e la vita comincia a rifullarsi. Quindi la criticità più grande è quella. Altre problematiche grandi non ce ne sono, perché il boss non andrà mai in fase, quindi vi permetterà di togliere dal massimo della vita a zero in pochissimi secondi. Tra poco e a conclusione del video vi farò vedere il record di sti ragazzi qua, ragazzuoli, quindi aspettate per vedere che cosa hanno combinato. Noi ringraziamo Sam e tutta la sua brigata, gli Asgard appunto, per la guida che ci hanno mostrato. Grazie ragazzi, noi ci vediamo la prossima volta con un altro video di Diablo Immortal. Ciao ragazzi.